Viveva una colonia di lumache, sicurissime di trovarsi nel posto migliore del mondo. Quando arrivavano i primi giorni di primavera, le lumache si svegliarono dal letargo invernale, scoprendo con gioia che il prato era coperto di erba, di piccoli fiori selvatici e soprattutto di saporiti denti di leone. Chiamavano il prato paese del dente di leone e chiamavano casa la grande pianta di calicanto, dove le lumache passavano gran parte del loro tempo. Tra di loro si chiamava semplicemente lumaca e questo creava confusione. Ad esempio, se una del gruppo voleva parlare con un'altra, allora sussurrava: "Lumaca, voglio dirti una cosa", e tutte le altre giravano la testa. Le lumache sapevano di essere lente e silenziose e sapevano anche che quella lentezza e quel silenzio le rendevano vulnerabili, molto più vulnerabili di altri animali, capaci di muoversi rapidamente e di lanciare grida d'allarme. Fra loro però c'era una lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza, soprattutto era desiderosa di avere un nome tutto per sé. Un giorno la lumaca sentì due lumache più anziane. Parlavano del gufo che viveva tra le foglie del faggio più alto e dicevano che sapeva molte cose. La lumaca decise di chiedere al gufo i motivi della lentezza e si diresse verso il più alto dei faggi. Gufo, voglio farti una domanda. Che cosa sei? Dove ti trovi? Sarà meglio che tu salga fino al mio ramo, perché non riesca a sentirti. Sali! Quando, stanca per la salita, arrivò al gufo. Era già mattina. Eccomi qua, non apri gli occhi per guardarmi. Qual è la tua domanda? Voglio sapere perché sono così lenta. Allora il gufo aprì i suoi enormi occhi rotondi e la osservò attentamente. Sei lenta perché hai sulle spalle un gran peso. La lumaca però era poco convinta e non capiva. Io so volare, ma non lo faccio. Una volta c'erano molti più alberi di quelli che si vedono adesso. Tutti quegli alberi erano la mia casa. E il ricordo di quegli alberi che non ci sono più mi pesa così tanto che non posso volare. Tu sei una giovane lumaca e tutto ciò che hai visto e che hai provato è dentro di te e ti pesa. Essendo così piccola, quel peso ti rende lenta. E a cosa mi serve di essere così lenta? A questo non ho una risposta. Dovrai trovarla da sola. Dopo aver parlato con il gufo, la lumaca tornò alla pianta di calicanto e trovò le altre lumache impegnate in quella che chiamavano abitudine. Qualcuno mi ha detto che gli umani ripetono cose, gesti e comportamenti che chiamano abitudini, spiegò una vecchia lumaca. Non mi sembra male questa abitudine di mangiare in gruppo. Da quel giorno smisero di mangiare da sole e decisero di farlo insieme al tramonto, riunite sotto le fitte foglie del calicanto. Grazie all'abitudine, ogni sera le lumache si radunavano a mangiare foglioline di denti di leone sotto i rami del calicanto e a chiacchierare. Le lumache temevano gli esseri umani, perché sapevano che per colpa dei umani qualcuna di loro era stata calpestata. La lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza continuava a fare domande sul perché della lentezza e sul perché non avevano un nome. Una vecchia lumaca rispose: "Siamo lente perché non sappiamo saltare come le cavallette, né volare come le farfalle. E solo gli umani sono capaci di dare un nome alle cose e ai esseri di prato. E ora smettila con queste domande, perché se insisti verrai espulsa dal paese di dente di leone." Questa minaccia dispiacque molto alla lumaca. Mi dispiacque anche che nessuna delle altre lumache la difendesse e che qualcuna addirittura volesse andarla via.
Allora disse: «Ah sì, io me ne vado e tornerò soltanto quando avrò risposte alle mie domande». La lumaca decise di cercare un posto sicuro per passare la notte. Vide una pietra non molto alta e si arrampicò. Quando arrivò in cima, si attaccò bene alla pietra e si preparò a dormire. Dentro il guscio il buio era totale, ma la lumaca aveva troppi pensieri per poter dormire. Forse aveva sbagliato ad abbandonare il gruppo. Stava pensando a questo quando sentì che la pietra si muoveva e una voce disse: «Chi è che mi è salito sopra?» «Sei una pietra che parla? Sono una lumaca e mi sono attaccata a te per passare la notte. Posso?» «Sì, puoi restare, lumaca. Tu e io ci assomigliamo». La lumaca alla fine si addormentò fiduciosa. Si svegliò con la sensazione che la pietra si stesse muovendo. «Decidi tu, lumaca. O scendi o ti porto con me». La lumaca scese fino a raggiungere l'erba e scoprì che aveva passato la notte attaccata ad una tartaruga. La tartaruga cominciò ad avanzare e la lumaca non riusciva a starle dietro, tanto che le chiese il permesso di salire di nuovo sul suo carapace e la tartaruga acconsentì. «Dimmi cosa cerchi». E la lumaca le spiegò che voleva conoscere i motivi della propria lentezza e anche avere un nome. La tartaruga le raccontò che durante la sua permanenza presso gli umani aveva imparato molte cose. Per esempio che quando un umano faceva domande scomode lo chiamavano ribelle. «Ribelle, mi piace questo nome. A te gli umani hanno dato un nome?» «Sì, mi hanno chiamato Memoria, ma poi sono stati loro a dimenticare me». Memoria e Ribelle intrapresero insieme il viaggio. Il sole era alto nel cielo quando arrivarono su una strada. Dall'altra parte si vedevano degli esseri umani che coprivano di asfalto il prato per le loro automobili. «Non so che cosa provano, ma non mi piace». «Si chiama Paura Ribelle, paura». Mentre si spostava con la lumaca sul dorso, gli spiegò che un vero ribelle conosce la paura ma sa vincerla. «Che farà i ribelle?» «Non lo so, ma sono certa che voglio tornare dalle mie compagne e avvertirle del pericolo che incombe sul prato». La tartaruga le disse che se lei non fosse stata una lumaca dall'andatura lenta, forse non si sarebbero mai incontrate. Ribelle allora capì che la sua lentezza era servita a incontrare la tartaruga e a farsi dare un nome da lei, a conoscere il pericolo, e ora sapeva che doveva avvertire le sue compagne. Adesso erano pronte a dormire. Ribelle fece un sogno inquieto. Quando si svegliò, la tartaruga non c'era più. «Grazie Memoria, ti porterò sempre con me», e lentamente ritornò dalle sue compagne. Durante il ritorno, la lumaca si imbatté in alcune formiche in fila. «Formiche, devo attraversare il vostro sentiero per avvertire le mie compagne di un grande pericolo». «E si può sapere di che grande pericolo si tratta?» Allora la lumaca parlò degli esseri umani e di come avessero incominciato a coprire il prato con l'asfalto. «Sembra molto grave, ma io non posso decidere il da farsi. Vieni con me e parla con la regina». La lumaca si avviò e arrivò al formicaio. Trovò ad attenderla la regina che disse: «È vero che gli umani stanno coprendo il prato con l'asfalto?» «Disgraziatamente è proprio così. Ho visto con i miei occhi. Non è la prima volta che ci succede». Allora la regina ordina alle formiche di abbandonare subito il formicaio. Prima del tramonto la lumaca aveva avvertito del pericolo anche Brookie e gli scarabei, che la ringraziavano di averla avvisati. Ribelle era stanchissima e decise di riposarsi un po' prima di proseguire il viaggio, ma quando stava per addormentarsi sentì una vocina. «Sei tu la lumaca di cui tanto si parla?» «Sì, e tu chi sei?» Allora il suolo si sollevò e sbucò fuori una testa con un naso a punta. «Sono una talpa. È vero che gli umani copriranno tutto con uno strato di asfalto?» La lumaca rispose che purtroppo era proprio così. E la talpa, dopo aver ringraziato, scomparve sotto il monticello per avvertire le sue compagne. Ribelle si preparò di nuovo a dormire, ma non ci riuscì, perché nel guscio era assediata da troppe domande.
E se le sue compagne non l'avessero creduto? Ribella avanzò lentamente e raccontò alle compagne l'incontro con la tartaruga di nome Memoria. Esse non presero sul serio le raccomandazioni di Ribelle, anzi la presero in giro per l'incontro con la tartaruga e per tutto quello che aveva loro riferito. Ribelle ignorò i commenti taglienti e le invitò a salire sul calicanto in modo che potessero vedere con i loro occhi quanto riferito. Sono molto vicini, scappiamo, scappiamo! E iniziarono la discesa. Avevi ragione, hai imparato molto nel tuo viaggio e dovrai guidarci nella fuga. Dove andremo? Lasceremo il paese del dente di leone, ma ne troveremo un altro. Andremo in un nuovo paese del dente di leone. E lentamente le lumache iniziarono ad allontanarsi dalla pianta di calicanto. Lentamente il gruppo di lumache avanzava sull'erba. Una di loro avvisò le altre che si stavano dirigendo in direzione degli umani. Un momento, ci stai portando verso il pericolo. Nel mio viaggio con Memoria ho osservato bene gli umani e ho visto che non stendono mai l'asfalto sull'altro lato delle loro case. Noi andremo lì. Torniamo indietro, non avremmo mai dovuto andarcene. E il gruppo si divise. Quasi tutte le lumache più vecchie intrapresero il ritorno alla pianta di calicanto, mentre le più giovani rivolsero i loro corinini con gli occhi verso Ribelle. È vero che non sono sicura di trovare il nuovo paese del dente di leone. È vero che non so dov'è, né quanto tempo impiegheremo ad arrivare. È vero che non so se incontreremo grandi pericoli e se arriveremo tutte, ma so che il nuovo paese del dente di leone è davanti a noi e non alle nostre spalle. Io proseguirò, voi potete venire con me o tornare indietro. Ribelle riprese a muoversi e quando si voltò vide che tutte le lumache la seguivano. Le lumache avevano fiducia in lei e questa la spaventò molto, ma poi ricordò Memoria. Un vero ribelle conosce la paura, ma sa vincerla, e continuò ad avanzare sull'erba. Di sera le lumache arrivarono alla strada. Che paura, non cresce niente su questo manto scuro. Che faremo adesso? Aspetteremo che gli umani si riposino. Ora, sussurrò Ribelle, e per la prima volta toccò il rigido strato di asfalto. Perché tutto questo asfalto? Sussurrò una lumaca e si fermò. No, dobbiamo arrivare dall'altra parte, fece in tempo a dire Ribelle, prima che una macchina passasse velocemente, schiacciando alcune lumache. Tremando di paura, Ribelle ordinò di proseguire, senza fermarsi, prima di passasse un'altra macchina. Quando raggiunsero il ciglio opposto della strada, cercarono rifugio in una caverna, in cui scorreva un sottile filo d'acqua. Si attaccarono alle pareti e si addormentarono sfinite. Le lumache dormivano tutte, tranne Ribelle, quando un uccello si posò all'entrata della caverna. Lumaca, non temere! Ribelle uscì dalla caverna e riconobbe il gufo, che abitava nel faggio più vecchio del prato. Il gufo le disse che non esistevano più il calicanto e il prato che conoscevano. Credo che resteremo in questa caverna. Qui perlomeno siamo al sicuro. Non è una caverna, è un tubo di scarico e non siete al sicuro. Ho fallito. Non riuscirò mai a portare le mie compagne nel nuovo paese del dente di leone. Non arrendere, Ribelle. Vi aiuterò a uscire di qui. Le umache salirono su un ramo che venne preso dal gufo. Il gufo volò per un po', poi iniziò a scendere e depositò il suo carico vicino a dei grandi alberi. Questo è un bosco di castagne e gli umani non riusciranno facilmente a distruggerlo. Le lumache ringraziarono il gufo e proseguirono nel bosco. Le lumache entrarono nel bosco, decisero di fermarsi lì in cerca di un rifugio e soprattutto di cibo. Molte si lasciarono vincere dalla stanchezza e dalla fame e si rintanarono nel loro guscio. Quando spuntò il sole, Ribelle e le sue compagne sbucarono fuori dalle foglie sotto cui avevano dormito e quello che videro diede loro un dolore grandissimo.
delle lumache che non si erano nascoste, non restava altro che la conchiglia vuota. Lentamente le lumache continuarono la marcia, ma la fame era troppa e alcune, invece di proseguire, preferirono ritirarsi nel loro guscio. Ci aspetta un nuovo paese del dente di leone. Arriveremo al nuovo paese del dente di leone. E in quelle parole trovava la forza per andare avanti. Quando finalmente arrivarono alla radura, scoprirono che era piena di brina. Al centro del prato c'era un grosso tronco e vi si diressero. Il tronco si rivelò un magnifico rifugio. C'erano penombra e tepore che davano un senso di casa. Crescevano erbe che non erano saporite, ma erano nutrienti, e le lumache mangiarono fino a sentirsi sazie. Allora si prepararono a passare la prima notte nella nuova casa, iniziando il letargo invernale. Alla fine di quel tempo uscirono dal letargo e quando si affacciarono ai gusci, la prima cosa che videro fu Ribelle, assorta a guardare il prato. L'erba si innalzava invitante. I primi fiori selvatici aprivano i petali. C'era cibo in abbondanza, ma lo sguardo di Ribelle si posava là dove crescevano appetitose foglie di dente di leone. Hai mantenuto la parola. Ci hai portato nel nuovo paese del dente di leone. No, ti sbagli. In questo viaggio, che è iniziato quando ho voluto avere un nome, ho imparato tante cose. Ho imparato l'importanza della lentezza. E adesso ho imparato che il paese di dente di leone, a forza di desiderarlo, era dentro di noi. E lentamente se ne andò a mangiare insieme alle sue compagne. Thank you.